Ciao a tutti ragazzi, io e Piccettino vi portiamo a fare un salto al 5 di dicembre del 2023, in cui è uscito lo speciale di Tex Wheeler. Attenzione ragazzi, siamo arrivati al settimo speciale di Tex Wheeler, e in questo caso abbiamo Presagi di guerra, ovvero il secondo capitolo di una trilogia che vede il nostro Zagor un po' più attempato stare a cavalcare. A fianco del Tex Wheeler un po' più giovane, insomma, i due mondi westerni Casa Bonelli per eccellenza si incontrano in un certo senso, padre e figlio invertiti, mettiamola così, eh, per darci avventure nuove con un retrogusto storico, quindi. Entriamo per questo albo. Devo ringraziare il buon Albi Bottecchia che me l'ha regalato per Natale. Infatti, come potete vedere, mi ha cancellato il prezzo: è stato gentile, però io, per dovere di cronaca, il prezzo ve lo devo dare: costa 6,90 euro. Sono 128 pagine di fumetto, tutte in bianco e nero, ben, ben impacchettate. Devo essere sincero. Quindi, vi direi che senza indugio, andiamo subito. <coughs> Scusate, andiamo subito a parlare dell'albo. E l'albo non si può che aprire con la copertina di Maurizio Dotti. Ragazzi, che vi devo dire? Cioè, bella! Questa è esattamente la copertina che avrei voluto vedere anche nel primo numero. Il primo numero ha avuto, diciamo, esiti molto travagliati e con la copertina non ha soddisfatto le aspettative praticamente di nessuno. Qui invece abbiamo... Una copertina magnifica, una copertina calda, viva, con Zagor maturo che mostra a Tex qualcosa, che gli fa vedere in lontananza qualcosa, come se mm, gli stesse spiegando qualcosa e Tex giovane, più scapestrato, più impulsivo con la mano sulla Colt. In lontananza tutto questo, tutto questo questo scorcio di Texas che poi in parte sarà il protagonista, anche il Texas, di questa storia. Quindi davvero una copertina che mette in risalto il... Um, come possiamo dire? che mette in risalto uh, anche l'indole dei due. Indole che per Zagor è un filo cambiata, per Texas si sta ancora formando, ma è rimasta quella. <ride> Quindi davvero una bella copertina. Questo è ciò che voglio ed è ciò che mi aspetto da un team up come questo Maurizio Dotti sugli scudi entriamo con la rubrica schema speciale Tex Wheeler di Mauro Boselli cavalcarono insieme beh ragazzi c'è c'è un Boselli che ci unisce un po' le trame del vecchio ci spiega del vecchio speciale in cui i due sono arrivati ci hanno cavalcato per la prima volta fianco a fianco ci spiega un po' il, il come posso dire il dove trovare qualche reference, tipo la grande invasione, tex 497-499, ma anche Deadwood che non c'entra con tex ma ha trattato un po' questo argomento. Insomma, qui la guerra però non è ancora partita. E ragazzi, è interessante perché Boselli vi dà quel. Come posso dire, quel lancio, quel, quel là. Che, che vi permette anche magari di voler provare anche da soli o in separata sede o anche con altri format, poi vi spiego un po' meglio, ad approfondire, sono spettinatissimo, ad approfondire il, il discorso base che sta al cuore di questa storia. Un cuore di questa storia, ragazzi, che c'è poco da dire è il Texas negli anni in cui era battuto da agenti che facevano provocazione per scatenare il conflitto tra americani, veri e propri fuorileggi, insomma, erano quegli anni molto turbolenti di questo Texas. <ride> Ed ora abbiamo un po' di eh, diciamo ambiente, ha fatto un po' di ambiente il buon Mauro Boselli, quindi bello come introduzione, molto molto interessante. Ai disegni, ai disegni Alessandro Piccinelli, quindi il copertinista l'attuale copertinista di Zagor, torna e si presta a disegnare questo, questo volume, questo volume di Zagor e Tex. Cosa posso dirvi? È un volume davvero ben disegnato e davvero ben fatto. Ci sono dei grossi punti di domanda, ma non credo dipendano, dal, non credo dipendano da piccinelli. Allora, in linea generale i personaggi sono perfettamente riconoscibili. Le atmosfere western, l'action, um, la caccia al bufalo, la, diciamo la mentalità indiana, il modo in cui vengono raffigurati gli indiani, l'espressività anche di chi <coughs> diciamo, è, mm, eh, vive il mondo western dall'altra parte del bancone di un saloon. Le chiacchierate con gli indiani, cioè eh, ragazzi, davvero ben fatto. Kit Carson perfetto. Zagor invecchiato. Poi abbiamo Juana Parker, anche lui ben, ben raffigurato. Abbiamo dei personaggi che abbiamo già visto nell nella seconda odissea americana di Zagor, che abbiamo già visto anche nel primo capitolo, vengono riprese anche qui. Insomma, diciamo che Piccinelli ha avuto di che sbizzarrirsi e secondo me lo ha fatto molto, molto bene è proprio divertente da sfogliare, divertente da vedere, divertente da leggere. Dov'è il problema? Beh, il problema ragazzi è Chico. Il problema per me è Chico. Chico non sembra invecchiato. Cioè, Chico non è invecchiato. Allora, mi sta bene, ok? Lo sviluppo che è stato dato a Chico. Di questo ne parliamo dopo, ma fisicamente Chico non sembra invecchiato. Cioè, Zagor ha il capello grigio. In alcuni punti sembra quasi un filo più scavato. Ha qualche rughetta in più. Cioè, Zagor dimostra un po' la sua età. Cico no, Cico ha manco i capelli bianchi, ragazzi. Cioè, veramente è una cosa che non, che non mi convince. cioè Cico, secondo me, non è stato graficamente reso invecchiato. E avendo un tot di figli, cioè mi sembra che abbia quattro figli Cico, più la moglie Pamina, eccetera, dovrebbe portare qualche segno dell'età, almeno due ciuffi bianchi, non ha nulla. Io ho provato a prendere un vecchio numero di Zagor, metterlo di fianco a questo qui, e a me Cico sembra lo stesso identico Cico. Quindi, onestamente, ehm, non, non mi ha convinto questa cosa. Per il resto, i disegni vanno più che benissimo. Spiegatemi un po' se magari non ho colto qualcosa io all'interno del mondo di Chico. Ora però veniamo alla storia. La storia di Mauro Boselli. Boselli, vabbè, gioca con la storia di Cinzia Ann Parker, suo figlio Quana. È un ingrediente che diciamo nel western nel West è stato utilizzato tanto. Leggende, film, canzoni stesse vengono dedicate a questo tipo di storicità quindi ha giocato con questo tipo di elementi ha giocato ancora con un elemento che fa fare una figura molto brutta a noi bianchi che per loro ci verseremmo sangue all'epoca era loro oggi abbiamo altri tipi di però diciamo che l'uomo è sempre pronto a massacrare il suo il suo fratello per qualcosa di superiore in questo caso possiamo dire oro accecati dalla corsa all'oro tex e zagor si muovono bene sono implacabili e tutto il volume è una cosa molto cervellotica per evitare questa guerra una guerra indiana che però aleggia i presagi di guerra come l'ho capito io leggendo questo album. Sono sullo sfondo, sono lì in alto, fanno parte della storia come protagonisti. C'è questo Texas che è in subbuglio. Quindi noi vediamo una vicenda, ma in realtà la vicenda più grossa è tutta sullo sfondo, è protagonista intorno. La potremmo quasi definire una sorta di pre-apocalisse, se vogliamo. E ovviamente in questa atmosfera anche. Le amicizie, gli diciamo i, i, i patti tra uomini non riescono, la fratellanza tra uomini non riesce a sopperire del tutto, lo scoprirà sulla sua pelle, Zagor stesso all'interno del, del mondo anche dei, dei comanci, che sono comunque una delle, delle, delle tribù indiane che vediamo apparire qua dentro. Insomma. Molto, è molto particolare questa storia. Dal mio punto di vista è un capitolo molto intrecciato e anche piuttosto difficile da seguire. Dovete leggerlo e prestare bene attenzione ai personaggi e anche ai cambi di fronte dei personaggi, perché alcuni personaggi che prima erano contro adesso sono pro, adesso si schierano. Insomma, è una bella storia anche di cambi, di allineamento e di eh, onore e setup per qualcosa che verrà pur ovviamente portandosi giustamente a una sua conclusione, quindi partirà e finirà nella vicenda. Allora, cosa posso dire? Posso dire che i canoni dei personaggi sono stati rispettati, tanto Cico non mi ha convinto graficamente perché non sembra invecchiato, non c'è segno di invecchiamento, tanto però mi è piaciuta l'idea eh, di, ehm, di vederlo cambiato. È un Cico più pronto all'azione, più avventuroso. Ovviamente complice Pamina, la graziosa moglie che fa da cuoca, tutto bello e soprattutto i figli che rendono un uomo diverso, Cico è maturato, ok? Mi piace anche questo, questo piccolo richiamo perché se voi vi ricordate Cico eh, parlava di zii, fratelli, parentado enorme, anche lui il fatto che abbia tanti figli è in linea con quello che poi è la famiglia, dice, quindi mi piace anche questo gioco che è stato fatto, non so se volutamente o meno, però mi piace e il fatto di non essere più in, uh, ad Arkwood, ma essere in Texas. Sei lontano da Darkwood, ma sei più vicino al Messico, quindi la sua terra natia. Mi piace anche che sia rimasto quasi come se fosse a mezza via, no? Quasi come se Cico stesse dicendo: Mezzo cuore sta in Messico, mezzo cuore sta a Darkwood, e quindi prendo la via di mezzo tra i due. Adesso io geograficamente non sono un mostro, e su Darkwood ho dei seri problemi a capire dove sia di preciso. Anche se mi ricordo che una volta avevano provato a piazzarla su una cartina, ma io romanticamente la vedo così. Zagor è un po' un uh, non lo so, è un po' un, quasi un quasi ormai più un, un uomo selvaggio, un disilluso. E anche questo suo stare così non, non vediamo nemmeno la capanna. Il Zagor è diventato un giramondo. Non, non lo voglio definire Hippie perché è sbagliato. Però lui è un sognatore, vuole ancora la pace tra i due. È un uomo dei boschi, vero? È diventato più forse selvaggio di prima, ma più uh, razionale di prima. L'uomo d'azione c'è. L'uomo che. Può gridare, fare il suo urlo, lanciarsi come Tarzanide in cui è da una liana all'altra e menare sganassoni che sembrano i calci di un mulo, c'è ancora. Ma lo vediamo anche dall'altro lato. Uno Zagor più, è diciamo, pronto a un dialogo e pronto anche a spiegare le sue ragioni, a muoversi. Eh, Kit Carson è Kit Carson. Punto. I suoi siparietti con Chico sono una roba. Fuori dal bollo, sono divertentissimi. Specie Cico con la chitarra. E il... Quando capirete la relazione che ci può essere tra un gatto scuoiato e Cico con la chitarra, sarete entrati nella mente di Carson. Carson, personaggio migliore sempre in assoluto per me. Tex, Tex è un Tex più avanti nel tempo rispetto alla collana principale perché ha già la stella numero 3 da Ranger. Quindi, qui è già un Ranger. Certo, si fa ancora riferimento al suo recente, perché lì è un recente passato, mentre per noi è un attuale presente sulla regolare, di eh, fuorilegge, però c'è, si muove nel modo giusto e fa il, come posso dire, e fa il, il giusto, cioè si muove come un ranger, forse un po' alle prime armi, forse ancora un po' in testa quel suo fuorileggiamento che aveva prima ma soprattutto si muove come un ragazzo. Quindi lo vediamo che la sua solidità, il suo diventare il tex adulto che conosciamo, è ancora in divenire. E in parte, e in parte credo che questa cosa possa derivare anche dal frequentare Zagor, che gli fa un po' anche da mentore. Qua vi dicevo all'inizio, il padre e il figlio al contrario. Tex inventato da Gianluigi Bonelli, Zagor inventato da Sergio Bonelli, padre e figlio. Qua i ruoli dei due personaggi quasi si scambiano. Un, text più, un Zagor, scusate, più paterno su un Tex più figlio. <coughs> Ed è una cosa che a me ha fatto un po' il cortocircuito, ma mi piace, io l'ho vista anche così. Ovviamente, nella narrativa di Boselli, però, siamo nel mondo reale e purtroppo i fatti storici sono lì e sono incontrovertibili. Quando un fatto storico. Lo devi inserire all'interno di una storia a fumetti una storia di una storia inventata, non puoi farci molto. Devi per forza eh, smussare gli angoli ma entrare in quei canoni. E purtroppo il bene eh, non trionfa quasi mai. O meglio, ha difficoltà a essere concepito come bene a tutto tondo. Infatti, il finale di questa storia sarà un retrogusto amarissimo soprattutto per Zagor. E quindi dà lo spiraglio e l'apertura per il terzo capitolo che dovrebbe esserci, anche se Boselli gioca un po' con noi e alla fine del cavalcarone insieme ci dice "Ci sarà un terzo capitolo, non possiamo però rispondere". In realtà io sono ragionevolmente convinto di sì, anche perché all'epoca fu presentato proprio come una trilogia. <coughs> Perciò la risposta è sì. Abbiate un po' di pazienza nella lettura perché serve qualche pagina per ingranare. Tenete a mente tutto quello che leggete, incastrate il tutto e avrete una signora storia. Dicembre 2023 si riscrive la storia con la S maiuscola, purtroppo non cambiandola e si scrive la storia con la S minuscola di Casa Bonelli di questi due personaggi che tornano a cavalcare insieme. Per me è un sì grande come una casa. Fatemi sapere cosa ne pensate.